Mi chiamo Roberta Casali, ho una lunga esperienza manageriale in ambito bancario e finanziario. Attualmente sono amministratore indipendente di società e docente in materia di corporate governance e sostenibilità. Come membro del comitato scientifico di AssoBenefit, sono qui per parlarvi di quanto sia rilevante il ruolo dei manager nelle organizzazioni benefit. E più in generale in tutte quelle organizzazioni che vogliano andare oltre la logica del solo profitto. Lo sviluppo sostenibile è un tema strategico rilevantissimo. Crescita e massimizzazione del profitto da sole non bastano più. Si sta affermando un nuovo modo di fare impresa che rimane ovviamente attento a perseguire la sostenibilità economico-finanziaria, ma accanto ad essa pone obiettivi di valorizzazione delle persone, delle comunità di riferimento, di rispetto dell'ecosistema e di buona governance. Il mercato e gli investitori premiano le aziende responsabili che dichiarano in modo trasparente la loro ragione di esistere, il loro sense of purpose e si comportano di conseguenza verso tutti gli stakeholder. Questo nuovo modo di fare impresa richiede conoscenze, sensibilità, una capacità di agire con impegno e grande senso di responsabilità verso tutti gli stakeholder. E questo è proprio ciò che contraddistingue le società benefit. Fatemi aggiungere poi che in questo momento, di fronte alle drammatiche conseguenze della pandemia, è ancora più evidente come shock di durata e intensità molto rilevante impongano alle singole persone e alle organizzazioni di avere capacità trasformative. Ecco allora che proprio e anche in questi momenti è ancora più evidente il ruolo che i manager possono svolgere all'interno delle loro organizzazioni per far fiorire nuovi modi di lavorare, nuovi modi di fare impresa. Manager che siano in grado di ascoltare, di farsi domande, di governare e di comunicare il cambiamento dentro e fuori l'azienda. Servono certamente conoscenze, competenze, leadership di qualità. Servono manager responsabili, curiosi, creativi, interessati a capire i fenomeni, capaci di uscire dai vecchi schemi di previsione e di controllo, dai piani preordinati, dalle logiche dei modelli orientati solo al breve periodo e ai risultati delle trimestrali. Servono manager e persone capaci di governare l'incertezza, riducendo i rischi e modificando i propri comportamenti e quelli delle loro organizzazioni. Servono leader inclusivi, in grado di assorbire i cambiamenti, di passarci attraverso, genuinamente interessati ad evolvere con le persone e con le organizzazioni, patrimonializzando le esperienze, anche quelle negative. E allora servono sicuramente persone e organizzazioni autentiche. Servono nuovi modi, nuovi occhi e un cambio di paradigma. Abbiamo una grande opportunità. Illuminare e dare senso a un nuovo modo di fare impresa che traguarda alto e lontano.